barbari, quando scendevano lungo l'Adige, arrivavano a Verona e dovevano pagare un dazio. E quindi l'unico modo per pagare dazio era quello di lasciare l'arenga. E quindi venivano da Parona, partivano, pagavano il dazio e poi potevano scendere direttamente verso Verona. E da lì a Parona erano sorte tante, diciamo, locande a quel tempo. E le locandiere, dovendo prendere questo pesce e riutilizzarlo, hanno pensato di inventare polenta e renga. Nel 1968 si parla di nuovo di questo aneddoto e i primi comitati promotori dicono: ma sì, perché non ripeschiamo polenta e renga nuovamente? Si riprende polenta e renga e dal 68 in poi viene praticamente ad oggi, che festeggia 50 anni. Quel giorno lì cucinerò per tutti quanti polenta e renga.